il prof ci farà usare i visori. Non vedo l'ora. Ha detto che faremo una simulazione di una guerra nucleare. Ragazze, pronta a combattere contro i maschi? Preparati a morire. Tu. Dimentichi che ho la cuma segreta. Ma che sei, Terminator? Fatima, qui è un inferno. Bombe dappertutto. La città è distrutta. Sto molto male. Non possiamo più restare qui. Dobbiamo scappare. E allora a quanto primo per le ruine degli sfigati? Lasciala stare. Non vedi che sta scrivendo il trattato di pace? Basta. Mentre voi giocate a fare la guerra, c'è chi è costretto a scappare per sopravvivere alla guerra. Ma che noia! Ma è una gioia, rilassati. Ma che problemi hai? Vai a ballare, vai. Mamma mia, che pesantezza. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Come va? Bene. Allora, come vi avevo anticipato, oggi svolgeremo una lezione utilizzando la realtà virtuale immersiva con questi visori che vi saranno consegnati. Sarete catapultati in uno scenario apocalittico, virtuale, che ci farà capire che cosa può succedere nel caso in cui scoppia una guerra nucleare. Accendete i vostri dispositivi. Oddio, ma che sta succedendo? Come si spegne sto coso? Ragazzi, ma dove siamo? Oddio, ma... com'è possibile? Sembra uno scenario di guerra. Cosa hai fatto? È tutta colpa tua! Sei una strega! Fatima? Fatima, fai presto! È pericoloso stare lì! Carina! Veloce! Oh mio Dio! Ragazzi, dobbiamo scappare! È pericoloso! Dobbiamo scappare! Eccola! Ci mancava solo che si metteva a comandare. Potrebbe avere ragione. Seguiamola! Ricordo che quando ci conoscemmo a Milano per l'assaggio era tutto così bello e davamo per scontato ogni cosa. Sì, niente mascherina, nessuna bomba, solo tanti sorrisi e ore a danzare. Ora è un incubo. Ma come mai sei da sola? Sono qui da 2 giorni, ero con i miei genitori diretti in Polonia. Alcuni amici ci avrebbero portato in Italia, ma poi bombe dappertutto e tutti a scappare. Quando è finito ero sola. Ma com'è possibile? Nessuno è venuto a cercarti. Oddio, oddio, se questo è un incubo, svegliatemi, prego. Ho fame. Fa così freddo. Voglio andare via di qua. Non voglio nulla da voi. Ma sei proprio un maleducato, ma nessuno ti ha insegnato l'educazione. Ma la smettete voi due, vi sembra questo il momento di litigare? Voglio andare a casa, voglio andare via di qua. Basta, non ti sopporto più. Pensi che a noi piaccia stare qui? Ma ancora lo dovete capire che se siamo qui è per colpa loro. E quindi, genio della lampada, cosa suggerisce? Un'idea migliore? Ecco ragazzi, ci stiamo comportando proprio come i grandi. Litighiamo uno contro l'altro. Abbiamo paura e siamo stanchi, ma dobbiamo fare squadra e cercare una soluzione, altrimenti non usciremo mai da questo incubo. Ma che fa? Dove va? Ma questa è impazzita! Ragazzi, lasciamola fare. Magari un'idea per farci uscire da questo incubo. Sì, hanno ragione, lasciamola fare.
Errore simulazione. Scenario non previsto. Allora ragazzi, sta arrivando la preside con la vostra nuova compagna. Carina, siete pronti? Eccola. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io vi porto una nuova compagna, lei è Karina. Karina viene da Kiev, lei era stata data per dispersa e solo ieri è stata in grado di raggiungere i suoi genitori qui in Italia. E la storia bella è che ci sono i soccorritori che dicono che l'hanno trovata seguendo uno strano bagliore nel cielo, quindi hanno seguito questa luce che danzando li ha portati fino a Karina. Per darti il benvenuto, canteremo un inno alla pace che abbiamo scritto noi ragazzi con i nostri insegnanti. C'è una frase tradotta in ucraino all'interno della canzone. Dice così: immagina che tutto il mondo viva la vita in pace. Non è stata per niente facile impararla. Ma ce l'abbiamo fatta! Vieni, unisciti a noi.